dopo aver trascorso la prima parte della giornata visitando la grotta di Bossea, non potevamo tralasciare un piccolo giro attorno alle frazioni di Frabosa Soprana. Vallate immerse in una natura ancora incontaminata, ed un'antropizzazione relativamente bassa, offrono uno spaccato su una vita lontana dalle frenesie cittadine. Fin da subito si percepisce che anche il rapporto con le persone assume in questi luoghi una dimensione che nei grossi agglomerati si tende spesso a dimenticare. Lo sguardo sulle vallate circostanti riporta ai tempi in cui questo angolo delle Alpi era al centro delle comunicazioni e degli scambi tra le varie popolazioni della regione occitana, area che spazia dal Piemonte a tutto il Midi francese ed oltre. Ma forse è la tranquillità e la serenità di questi luoghi che più stimolano i sensi ed il desiderio di immergersi nella sua natura. Girovagare per le frazioni ci porta fino a Fontane, o Le Funton, come viene chiamata nella variante occitana locale che prende il nome di Chie. Tale variante, pur facendo parte della famiglia occitana delle lingue gallo-romanze, ha subito influenze sia da parte latina che da parte delle parlate franco-germaniche risalenti al periodo di Carlo Magno. Per chi volesse approfondire, in descrizione troverete il link ad un libro che tratta gli aspetti più interessanti del Chie. Una delle caratteristiche della piccola frazione, oltre alla presenza del museo etnografico, è l'esposizione su tanti muri di piastrelle decorate riportanti frasi e poesie sia in italiano che in lingua Chie. Proprio al centro della piazza del paese è poi visibile la chiesa di San Bartolomeo Apostolo, divenuta parrocchia nel 1793. L'edificio religioso non è riconducibile ad uno stile ben delineato, anche se nella sua connotazione generale assume forme tipiche del XVI-XVII secolo. Terminato il giro del paese, dei suoi scorci e delle sue viuzze, il sole è ormai quasi giunto al tramonto. Decidiamo di fermarci nel piccolo bar del paese. Ed è qui che inizia la parte più conviviale di tutta la giornata, entrando in contatto con le persone che vivono questo piccolo borgo.
ed il momento è stato a dir poco magico, sia per la sintonia che si è subito creata con le persone, che per le risate che ne sono scaturite affrontando con leggerezza temi più o meno importanti, forse complici qualche sambuca, qualche pastis, qualche birretta e qualche bicchiere di vino, che in un ambiente gioviale non guastano mai. Abbiamo trascorso una serata davvero splendida come di rado capita. Ringraziamento a Danilo, Beppe e Giancarlo per la splendida serata passata assieme. Se il video ti è piaciuto, iscriviti al canale Andalas. Anche un mi piace ed un commento sarebbero graditi. Nel ringraziarti ti invitiamo a visitare Fontane e la Val Corsaglia, e ti diamo appuntamento al prossimo video.